Poracci, benvenuti o bentornati sul mio canale. I rumor si sono rivelati corretti solo in parte. Il Direct previsto per venerdì 28 agosto è stato pubblicato a sorpresa da Nintendo mercoledì pomeriggio e si è trattato di un partner showcase, il secondo dopo quello del mese scorso. Le reazioni a questa presentazione, tanto sotto al video di Nintendo quanto nel mio community post, sono tutt'altro che entusiaste. E giustamente, aggiungerei. Per me ci troviamo di fronte ad uno dei Direct più deludenti di sempre. In questo video vorrei cercare di spiegarvi perché, a mio avviso, questo è forse il punto più basso raggiunto da Nintendo negli ultimi anni. Prima di cominciare, come al solito, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! Nell'analizzare questo partner showcase va fatta subito una premessa. Non sono rimasto deluso dal fatto che non si sia trattato di un direct a tutti gli effetti, sebbene è ovvio che questo partner showcase abbia preso il posto della tanto attesa presentazione di venerdì, ho sempre messo in conto che questo di fine agosto avrebbe potuto assumere i connotati di un evento minore e sono stato sorpreso relativamente dalla sua improvvisa apparizione. Sono ancora convinto al 100% che questo video non cambi il fatto che entro settembre Nintendo sarà costretta a rilasciare un direct corposo per pianificare le uscite dei prossimi mesi. Va bene tutto, ma ora come ora tra i titoli first party annunciati ufficialmente abbiamo soltanto Pikmin 3 alla fine di ottobre. Non solo dopo c'è il vuoto più assoluto, ma a tempo qualche settimana al massimo e da parte di Sony e Microsoft ci ritroveremo con gli hardware next gen nei negozi e Nintendo non può assolutamente permettersi di rimanere in silenzio in delle settimane così cruciali. Analizzando il partner showcase per quello che è, non penso di riuscire a trovare anche un solo elemento in grado di salvare tutta la presentazione. L'aspetto più interessante è forse la massiccia presenza di Square Enix, che trae Rhythm Game di Kingdom Hearts, la collection dei Saga e il promemoria dell'uscita di Crystal Chronicles fa ben presagire per eventuali collaborazioni future con Nintendo, magari chissà anche con un nuovo personaggio in Super Smash Bros. Ultimate. Gli appassionati di puzzle game avranno sicuramente esultato per l'arrivo di Puyo Puyo Tetris 2 con una release simultanea a livello globale e magari gli appassionati di JRPG troveranno pane per i loro denti con la localizzazione dei due Taiko no Tatsujin usciti originariamente solo su 3DS in Giappone. Ma capite che a livello contenutistico, per quanto alcuni titoli possano esercitare un certo appeal su determinate nicchie, non c'è stato assolutamente nulla in grado di salvare la presentazione agli occhi del grande pubblico. Chiudere poi con una carrellata così anonima di titoli già annunciati e in uscita nei prossimi giorni è stato veramente un insulto verso gli spettatori e non pensavo che lo avrei mai detto, ma con questa mossa Nintendo è riuscita a fare peggio del già straziante primo partner showcase. Almeno nell'appuntamento di luglio gli 8 minuti avevano trovato un senso nell'annuncio a sorpresa della remastered di Nocturne e nell'approfondimento dedicato a Shin Megami Tensei 5. Quella di ieri è stata una vera presentazione tappa buchi, buttata via giusto per occupare un po' di spazio e continuare a far parlare di sé. Ed è forse proprio nella modalità di presentazione che trovo gli aspetti più deprimenti di tutta quanta l'operazione. Un conto è sorprendere piacevolmente i fan annunciando a sorpresa il nuovo capitolo di una serie importante come Paper Mario, un altro è uscirsene così, con un partner showcase di 11 minuti pieno di titoli che a malapena rasentano la sufficienza. Guardando il video è chiaro che neanche Nintendo credeva in questa presentazione, riempendola di abomini come Creed, il generico quanto disarmante World of Tanks Blitz o l'ennesimo episodio a cadenza annuale di Just Dance. Il Direct ha sempre avuto la funzione di presentare in modo rapido, ma non sbrigativo, i titoli di prossima uscita, andando oltre il semplice annuncio pubblicitario. Ieri, così come era successo per il gioco di wrestling il mese scorso, Nintendo ha unito senza il minimo sforzo una serie di pubblicità di 30 secondi, massimo un minuto, per riempire lo spazio, a volte senza neanche aggiungere un commento vocale. Insomma, se dopo mesi di silenzio questo è il massimo che l'azienda di Kyoto riesce a tirare fuori per promuovere la sua console, è chiaro che c'è un grandissimo problema comunicativo, a partire dal fatto che il senso stesso di un evento come il Direct, sia esso mini o partner showcase, si perde completamente.
Per me si tratta del punto più basso di Nintendo, ma come ho detto in apertura, sono ancora convinto che stiamo vivendo gli strascichi della riorganizzazione dettata dai disagi della pandemia e che per quanto pessimo sia un direct del genere, non dovrebbe assolutamente esaurire i piani per il futuro della Switch. Ah, e comunque questa volta al pubblico giapponese è forse andata anche peggio che a noi, visto che nel video pensato per il mercato nipponico, a parte un misterioso card game a tema Monster Rancher, sono stati aggiunti tutti i titoli già visti nell'Indie World e lo showcase si è concluso con un focus su un simulatore di Ippica, a ognuno il suo. E voi poracci, siete d'accordo con la mia analisi? Pensate ancora che ci sia speranza di vedere un General Direct nelle prossime settimane? Vi aspetto nei commenti, intanto se il video vi è piaciuto come al solito vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Predict, Michele Showcase, ciao!